senti, so che la tua passione per il canto e il pianoforte avviene proprio da bambino, no? Avevi 12 anni quando inizi a approcciarti. Raccontami l'avvicinamento. È stata una cosa abbastanza simpatica. Io all'epoca facevo tipo arti marziali, no? Sì. E assolutamente incredibile. Allora un giorno andando a fare arti marziali, ho visto che c'era questo concerto, questo concorso per cantanti, e io, appassionatissimo di musica, fin da bambino, ho detto: beh, sai, quasi quasi ci voglio provare anch'io. E Sì. non sono andato a fare arti marziali. Non lo so, se magari sarei diventato cintura nera, però per il momento canto. Beh, ma dai, non mi dire che è un rimpianto, arte marziale, no. Ah, Niente. No, ok. no, 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 credo di non avere particolari rimpianti in maniera generale, Sì. e soprattutto questo della musica è stato un bellissimo accendino che ha acceso un bellissimo fuoco che scalda ancora. A me mi scalda ancora. Non è mai stato facile, come dice Biagio Antonacci, ma è bellissimo. Ci credo, è una bella sfida, vero? Poi soprattutto in un territorio come il nostro, in Italia, lascia perdere il Covid, che quello, vabbè, ci ha ammazzato come a livello musicale, però l'Italia comunque è un bel palco, alla fine se sfondi lì puoi andare dappertutto, la pensi come me? Io credo che probabilmente, allora, essere anglofoni aiuterebbe molto per un determinato settore di marketing. Però essere cantautori in Italia ti fa essere apprezzato. Laura Pausini insegna in Brasile, in Spagna, ti apre tantissimi mercati. Noi siamo amatissimi anche in Albania. E in più essere credibili, fare qualcosa di veramente interessante, non sentito, e noi ci lavoriamo tutti i giorni a queste cose qui. Quindi io per il momento penso alla mia piccola fanbase che è qui in Italia, e poi perché no? Pensare a. Chissà. È più facile pensare di andare bene all'estero che in Italia, perché comunque qua è molto chiuso l'ambiente musicale. Quindi adesso, ragazzi, se non fosse per chi come voi crede in noi emergenti, faremmo tanta fatica. È vero, è vero. Grazie allora, Linda. Me lo merito. Sono sempre a supporto di voi emergenti, sappiatelo, le agenzie di stampa lo sanno e quindi non c'è storia che tenga. Senti, io voglio ricordare con te due persone. Una è Stefania Martin e l'altra è Giuseppe Lopizzo. Ricordiamoli un po' perché per te sono stati fondamentali nella crescita musicale, vero? Sì, la Stepi è stata l'insegnante di canto femmina che ho avuto a Bologna. Lei è una corista favolosa, corista dell'Amoroso, corista della Pausini, ed è stata un'iniezione di fiducia, e mi ha dato una bella, bella, bella potenziale per credere di entrare a cantare non più solo come uno che canta per passione, ma con una strizzando l'occhio a quello che potrebbe essere il professionismo, no? Ecco. Dopodiché, come tutti i percorsi, è raggiunta una fine. Io ho bisogno di identificarmi anche in un ideale maschile di canto. Allora sono andato con Giuseppe Lopizzo, che è il coach di ogni ben di Dio, da Ligabue a Vasco, a Correggi, e quindi con lui abbiamo iniziato un percorso bello, lungo, perché lui è a Padova, dovevo sempre andare a Padova, ma ogni volta tornavo bello, bello smontato, bello svitato, e gli devo la mia base, la base della mia voce gliela devo dire. Insomma, ci tenevo a citarli con te perché sono due grandi, quindi insomma, penso che facciano parte del tuo DNA, no? Alla fine. Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi ricordiamo anche tre festival, perché tu sei arrivato fino al semifinalista a Castrocaro, esatto, se Sì, non erro, infatti, due due volte, volte. giusto? Sì, mi hanno fregato per poco. Mannaggia.
Ma va bene così, quelli che hanno vinto erano più bravi, effettivamente, Beh, sì, quindi non è un problema. non c'è il più bravo, il più o meno bravo, dai, Giovanni, non è vero. Questi cantavano veramente come degli usignoli, quindi quando, devo dirti che uno quello che mi ha vinto direttamente ha vinto poi Castrocaro, quindi ho detto, beh, almeno ha vinto Castrocaro. Quindi Castrocaro, bello, divertente, le mie prime migliaia di persone in pubblico davanti a cui confrontarsi, perché non è facile, e niente, poi è una bella, lavorare tanto sulla tua canzone, sulla tua esposizione. Avere una giuria davanti di un certo livello è stato un bell'inizio. E poi il Talent Poker Selection, che è stata un'esperienza fighissima con la Maionchi, con Vandoni, con Radio Italia, con un sacco di radio, e quella è un po' un'università, diciamo. Quando Esatto. inizi a stare davanti a quella gente lì e a cantare bene, comunque a mantenere una buona performance e riuscire a esprimere quello che devi cantare, lì esci che dici, oh, attacco al muro il mio diploma, ecco. Ogni male si è andata, attenzione, attacco al Poi con la Mara non si scherza, eh. muro il diploma. Oh, no, io sono stato con lei un'oretta e mi ha detto tante cose, quasi tutte carine, io credevo che mi smontasse, invece non mi ha smontato, e bello, bello, ma mi ha dato dei bei consigli. Mi ha detto di scrivere ispirandomi a Bersani, ho questo ricordo. Non ho capito, ha detto di? Mi disse fra i vari consigli di essere più ermetico nella scrittura, perché io sono tanto autorale, quindi sono appunto una storia, quindi se la macchinina parte di là e deve andare là, io ti dico tutte le tappe, e invece di immaginare meno, perché va bene lo stesso. Di essere più sintetico. Nel 2017 pubblichi il tuo primo singolo, giusto? Sì. Che è Il cuore di domani. Tra l'altro è un singolo che hai fatto col cuore perché il ricavato l'hai dato poi in beneficenza a un Sì. istituto cardiologico, no? Se... Allora, la canzone Cuore di domani è stato un progetto nato da me e da Lorenzo Confetta, che è il mio produttore artistico. Voleva un inno per questa fondazione che si chiama Cuore Domani. Ci siamo sentiti, l'abbiamo buttata giù, abbiamo passato le solite notti insonni io e Lorenzo e abbiamo fatto questa canzone qui. Questa canzone qua è piaciuta tanto alla Fondazione Cuore di Domani, di cui è diventato inno. E la Fondazione Cuore di Domani è la fondazione italiana più importante per la prevenzione, la ricerca e la cura delle malattie cardiovascolari. E ci siamo divertiti, abbiamo cantato un po' in giro, sono andato a Roma davanti a centinaia di cardiochirurghi, anche là è stata una bella esperienza. C'è un video molto carino su YouTube che YouTube. invito ad andarlo a vedere, insomma. Esatto, invitiamo le persone ad andarlo a vedere, molto carino, io l'ho visto chiaramente, è bellissimo, anche la musica, tutto veramente bello, fatto col cuore. Eh sì, è un gioco di parole, ma è la verità, è un bellissimo gesto comunque che hai fatto come partenza. Eh beh, sì, non è da tutti, eh? Sì. La beneficenza aiuta anche in maniera intelligente, anche far nascere un progetto con la beneficenza aiuta. Voglio essere sincero. Adesso non si guadagna tantissimo dalle vendite, allora io ho detto piuttosto che guadagnare poco guadagno niente, però facciamo viaggiare bene la canzone facendola andare con i giusti canali, e ha E funzionato. ha funzionato, infatti, bravissima. E poi è arrivata nel 2019 Tradita. Ai ai ai, che argomento! Mi sento in causa, ma come donna, insomma, cosa c'è in questa storia qua? Raccontami. Ai ai ai. Interrogante, come dicono gli spagnoli, un interrogante. Sì. Beh, niente, il fatto che Tradita è un calzino sporco. Abbiamo i calzini sporchi. I calzini sporchi, di tanto in tanto, sono scomodi perché magari puzzano anche un po', ma sono temi vivi, temi di vita. Io li tocco, però, io in questo caso qua non è una canzone autobiografica, devo dire la verità. Ho raccolto però qualche cosa che ho sentito, qualche cosa che ho vissuto. Ma alla fine io di Tradita ti sto dicendo: tradisci quanto ti pare, ma tradire vuol dire un po' morire, se fatto per il gusto di tradire, e se tanto tu quando tradisci stai pensando a chi ami. Fondamentalmente il tradimento è uno strumento di mi vendico, ma
fondamentalmente è una cosa effimera che è destinata poi a farti ritornare su quelli che sono i reali valori, che sono quelli che si hanno in una persona, ti tocca di scendere un po' compromessi e non a sfidarla con dei mezzuccoli. Poi il tradimento può essere anche una cosa molto, molto, molto diversa, però in questo caso la canzone vuol dire una morale della favola, per intenderci. Sì, bella, bellissima. Anche questa, nonostante il tema un po' complicato, mi è piaciuta tantissimo. Anche lì, complimenti. A un altro, grazie. Un altro 10. Non siamo a scuola, dai. 20, buono. 10, vediamo, alla prossima. Mille buona. Tant'è che nel 2020 appunto arrivi con la canzone di De Luca. La canzone di De Luca. Questa. Di De Luca, sicuramente. Facciamo un bello switch alla canzone di De Luca. Torniamo più nel territorio di Cuore e Domani, che è quello che mi piace un pochettino di più, se devo essere sincero, no? Sì. E la canzone di De Luca è una canzone quasi completamente autobiografica, perché De Luca è un nome come puro, purissimo accidente nell'accezione manzoniana, quindi fondamentalmente sono io De Luca. De Luca sono tutti quelli che hanno un'ambulanza, io sono un infermiere di ambulanza, ecco, quindi di pronto soccorso, quindi sono io che vivo una giornata, tocco delle emozioni, tocco delle situazioni e poi vado via. E vado via. E stacchi la spina o no? La spina? La stacchi? Oh, è tutto qui, tutto nel cassetto. La puoi staccare, ma fondamentalmente determinate cose tornano quando meno te lo aspetti, quindi il nostro lavoro è un lavoro laddove c'è la relazione d'aiuto. Dove c'è la relazione d'aiuto c'è comunque la comunicazione, c'è una condivisione di energie, belle o brutte che siano, ma non ti sto parlando forse di cose nobili, delle volte è una condivisione di rotture di palle, capito? Non è una cosa bella, ma è comunque qualcosa che ti entra e che te la porti un pochino a casa. E poi veniamo a quest'ultimo singolo che hai fatto recentemente, Chanson, alla francese. Chanson, sì. Bello, tutta colorata questa canzone. Colorata, come sono colorato io quest'anno, perché quest'anno io, ragazzi, per me è un anno bellissimo, quindi non ho niente da dire. Chanson, perché chanson? Perché chanson voleva essere una allegra filastrocca che di allegro in realtà non ha niente, perché anche lì sto guardando una stronza e gli sto dicendo quello che penso di lei fondamentalmente, ma non è una stronza, è un ruolo delle volte tra chi si crede. E la mia è una cosa, anche questa canzone non ha particolari aspetti autobiografici, è semplicemente uno spaccato di vita e uno spaccato che trascende nel lavoro e nella vita normale. Tra chi come normalmente è seduto negli ultimi posti in fondo, perché io sono un casinaro della vita generale, e chi invece se la crede molto. E io sono un tipo molto autoironico, ironico su di me e adopero il sarcasmo su degli altri. Questa è una canzone sarcastica, a cui dico, sì, bravissima, sì, fantastica, sì, simpatica, acuta, pungente, magnetica, fondamentalmente. Mi sto facendo per il culo. Esatto. E neanche troppo velatamente. No, non è il mio stile, ecco. Esatto. Però è molto, molto simpatica, ti devo dire. Mi piace molto. Sì. Beh, perché poi abbiamo i ragazzi della mia squadra hanno fatto un capolavoro. Lorenzo Confetta, il mio arrangiatore, ha fatto un arrangiamento bellissimo. Ho degli strumenti che sono proprio i miei strumentisti, da Raffaele Chiatto, che sono tutti turnisti di cantanti importanti, quindi gente che quando pone le mani sullo strumento è già un arricchimento alla canzone, quando inizia a essere tutti, allora viene qualcosa di molto bello. Una canzone che ci ha messo 4 anni a venire fuori per altre cose. Ma non poco, comunque. E poi il video abbiamo il sindaco di Dozzemolese ci ha regalato Dozzemolese, è chiusa tutto il pubblico. L'avete chiusa? È completamente. Siamo andati là con un corpo di ballerini, con ballerini e non ballerini, anche i miei amici, persone che mi hanno fatto il regalo di esserci e di ballare come potevano, e alcuni hanno ballato benissimo, comunque hanno fatto colore, hanno fatto scena, hanno fatto immagine. Sì. C'è stata una linea.
Ho portato anche la guest star, perché ho portato il gatto DJ, che è il cantante di Muove la Colita, Colita, allora, che mi ha ideato anche la coreografia, e quindi ho fatto questo bel contenuto in questo bellissimo contenitore che è stato lo Sermolese, ed è venuta una boh, quello che avete visto. Una festa bellissima, Esattamente. ritengo. E poi mi piace la 500, la vecchia 500 blu. Sono anche da più sotto, sai? Sì, lo sai che la mia era stata la prima macchina praticamente quando sai, no? Sei lì a prendere la patente, eccetera. La mia prima macchina, mi avevano dato i miei nonni quella per imparare, pensa te. Cinquecento sì, ne ha sparati molti di giovani autisti. Sì, con la doppietta me la ricordo. Io la faccio perché se uno sgrano dietro e poi rimango. Sono rimasto già qui 3 volte, ecco. Sì, poi ti lasciavano sempre a piedi, ma sono esperienze Felicemente. di vita. E Sanson, niente, Sanson con il mio ufficio stampa, con Marco Stanzani, insomma, mi ha portato in cielo perché siamo andati al DJ on stage quest'estate a Riccione, ho aperto Mahmood. Sentire la canzone, sentirla così bella, così potente, così cantata, vissuta, cantata no, perché la canzone era sconosciuta. Ecco, dicevamo sì, poi grande, Mahmood, adoro proprio, sì, poi con Rapide secondo, ha raggiunto proprio l'apice, il mio personaggio, Una Rapide, 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 magnifico. colonna sonora della mia estate, poi cantata lì dal vivo. Poi lui è bello, un'anima bella, l'ho conosciuto, ci ho parlato, è un vero cantautore, un vero cantante ed un vero cantautore. Un'anima rotta, è un rotto lui, no? È di anima. Quando è che mi verrai a trovare in Liguria? Presto, invitami, io sono innamorato della Liguria. Guarda che ti aspetto, eh. Ho i miei motivi per cui sono stato a Genova tanto tempo, bellissime vacanze alla Spezia, insomma, l'ho girata bene la Liguria, sono un amante. Quindi, chiamatemi, io arrivo. Ok, ti aspetto, eh? Ok, così vengo a sentire volentieri un tuo concerto e mi darai poi il CD fisico quando sarà pronto, eh? Perché io Ma sono non ti ho fatto più CD ormai, Linda. ma fanne qualcheduna, io te la prendo, eh? Grazie. Dai. Bene, Giovanni, io voglio ringraziare anche appunto, l'hai già fatto un po' tu, ma la Red and Blue Music Relation per questa opportunità di incontro, Valentina che è stata gentilissima, e il mio brand partner Ottica Santa Lucia che stasera per te mi ha dato questi occhiali La Fonte, li vedi che sono sul lilla e rosso. Mi piacciono, sono Sono ipnotici. cari, sapevo che ti sarebbero piaciuti. Visto che ti piace il colore, in linea con Chanson ci stavano. Un bel viso con dei begli occhiali, secondo me ci sta, mi piace. Grazie. L'occhiale è bello, amplifica la bellezza di un volto. Grazie. Bene, allora cercate Giovanni Usai, la sua chanson. Chicca, sai che canzoni ascoltiamo? Mattina, che figata, ma che splendida giornata che mi aspetta in questa piccola città. Vengo in fretta giù dal letto, cerco dentro il mio cassetto, il mio calzino fortunato metterò. Tintarella al vestito più bello e la luna al mio portafortuna farò. Che paura di questa avventura, un caffettino e partirò. Ma se è giusto che lo si fa, la Juliette te lo dirà. Lei è fantastica, simpatica, è acuta e pungente e magnetica. Con quel poco di sfortuna, con il sole e con la luna. Ma la luna che luce che fa, nella notte di questa città. Solito casino, cerco chiavi e borsellino, oggi in fretta per magia troverò.
corro in fretta per le scale, voglio essere puntuale come il vento per la strada correrò. Già la vedo che lì che mi aspetta col viso furbetto, mi viene un sospetto che da quel visino là la tempesta arriverà. Ma se è giusto che lo si fa, la Giulietta te lo dirà. Lei è fantastica, simpatica, è acuta e pungente e magnetica, con quel poco di sfortuna, con il sole e con la luna. Ma la luna che luce che fa nella notte di questa città. Col viso birichino questa cosa non si fa. Io l'ascolto buono, zitto, faccio finta e lei lo sa. Tintarella il vestito più bello, la luna al mio portafortuna farò. Comunque giocati, 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 gioca la possibilità. Giocati, 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 gioca la che effetto che mi fa. Chimica, 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 accendi un'emozione. Se quel treno partirà, su quel treno si dirà che se è giusto che lo si fa, la Giulietta te lo dirà. Lei è fantastica, simpatica, è acuta e pungente e magnetica, con quel poco di sfortuna, con il sole e con la luna. Ma la luna che luce che fa nella notte di questa città. Che fa nella notte di questa città, ma la luna ha paura e lo sa. Se stanotte li gira in città. Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale.